suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. C'è un paese che cambia e una città, come quella di Roma, che pur restando fedele a se stessa, vive in una dimensione completamente diversa rispetto a quella di 50 anni fa. A ricostruirne oggi il profilo ci pensano due mostre fotografiche. La prima al Museo di Roma in Trastevere focalizza l'attenzione su un determinato periodo storico, mentre la seconda, negli spazi della Rapacis, ripercorre le varie evoluzioni dell'assetto urbano capitolino. Il Museo Trasteverino presenta fino al 25 aprile la mostra La fotografia e il neorealismo in Italia 1945-1965. Esposti gli scatti di Luigi Crocenzi, a cui è dedicata un'ampia sezione che raccoglie le foto inedite del 47, nelle quali irrompono le borgate romane e che, parafrasando le stesse parole dell'autore, non sono immagini che vivono di vita propria, ma spezzoni di un'unica storia, quella italiana e romana soprattutto, che ha molto in comune con le narrazioni filmiche e letterarie di Pierpaolo Pasolini. Segue la parte dedicata alla fotografia italiana degli anni 50 con il gruppo Misa di Senigallia di Giuseppe Cavalli, Pier Giorgio Branzi, Alfredo Camisa, Vincenzo Balocchi e le immagini degli autori appartenuti al Centro per la Cultura nella Fotografia di Fermo, fondato proprio da Crocenzi, Antonio Maccaferri, Giovanni Massara, Dino Bruzzone, Alfonso Modenesi e tanti altri, fino ad arrivare all'ultimo gruppo, quello friulano, per una nuova fotografia di Spilimbergo, con le foto di Aldo Beltrame, Italo Zanier, Carlo Bevilacqua, Fulvio Reuter, Toni Del Tin e Giuseppe Bruno. E poi ancora i ritratti dei fratelli Visconti e Michelangelo Antonioni, catturati dall'obiettivo di John Phillips. A chiudere la mostra, i lavori di Mario Giacomelli, che segnano la demarcazione tra il moderno e il contemporaneo. Spostandosi invece al Museo della Rapacis è possibile vedere fino al 30 aprile la mostra Le città di Roma, un'esposizione che ripercorre le diverse fasi dello sviluppo della capitale negli ultimi 60 anni attraverso l'analisi dei tessuti residenziali della sua cinta periferica, con l'obiettivo di indagarne i differenti paesaggi, mettendoli in relazione con i meccanismi e le procedure che li hanno determinati, e quindi con le strategie urbane, le leggi di finanziamento, le norme urbanistiche e le esigenze produttive. Chiavi di lettura privilegiata di questa analisi sono i paesaggi dell'housing, cioè dell'edilizia residenziale a basso costo, interpretati attraverso un'apposita campagna fotografica che riguarda interventi realizzati nei vari quartieri della città. Per tutte le informazioni è possibile consultare i siti internet www.arapacis.it e www.museodiromaintrastevere.it. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots ne pourront rien changer.